Frank, ti sei visto la partita? Che voto gli hai dato alla Juve stasera? No, il voto non, potevo dare da un voto da 0 a 4, uno per ogni gol dell'Empoli, ma io ho visto la partita perché l'ho seguito, ho fatto gli highlights e sono confuso, cioè non me l'aspettavo, nel senso che è vero che a livello psicologico può essere stata una mazzata, ma in fondo non doveva esserlo, nel senso che la classifica con i 10 punti di penalizzazione era in qualche modo apparecchiata per una possibilità, per una chance di andare in Champions Ma League. no, ma Quindi, beh, un tracollo così me lo potevo aspettare altre volte che abbia influito così tanto, così tanto. È vero che è arrivato a 31 minuti dal fischio d'inizio, però ormai stai facendo riscaldamento, cioè crollare così, boh, mi è sembrato sinceramente un pochino sì, strano, Frank, ma ti cioè. posso chiedere, secondo te sono i 10 punti il problema o la Juve comunque non parteciperà l'anno prossimo alle coppe e si è capito già con le dichiarazioni della Christine stamattina? Io credo che il punto sia No, principalmente quello. sì, No. ma, boh, ma credo che abbia poco a Grande che fare con la partita di oggi, anche clap. perché non è che Fa ridere è questo. uguale, ragazzi. Ehi, È grandi uguale a gli amici del The Luperto. Club. Abbastanza Sì, uguale, sì. Luperto. Abbastanza uguale. No, dice, nel senso, non è che in quei 31 minuti è cambiato qualcosa dall'aria che gira attorno alla società. Cioè, rispetto a quello che dici tu, dico, Simone. Su almeno Però 10 posso Frank, devi capirlo. però Però posso che fare non una è la domanda Juve dei seria? senatori, sì, è la Juve di tanti No, ma ragazzi, la giovani. Juve è partita Però bene, non è cioè che la Juve si può secondo usare la me. penalizzazione a favore e contro Allegri in base alle simpatie. Cioè, abbiamo detto sempre qua, ho sentito dire Infatti. che Allegri è stato bravo a compattare nonostante la penalizzazione, eccetera, eccetera. Poi oggi prende 4 gol quando se lui vince poi la UEFA ti può fare quello che ti pare, però tu puoi arrivare tra le No, prime ma quattro no, no. facendo il tuo, cioè non Scusate, disturbando no, gli altri. perdonatemi al E se la Juve volo. vince col Milan, lo Domanda, scavalca, come domanda, diceva qualcuno. domanda, domanda, Dai, dai. domanda, domanda, Dica, dica. domanda, domanda. Ma voi date già per scontato che noi al quarto posto non ci arriviamo? È una domanda! Attenzione, è una domanda! Ma Voi guarda la state dicendo. classifica. Attenzione! Cioè, voi state dicendo che la Juventus non ha possibilità di arrivare quarta? Fratelli, guarda che è una cosa Esagerato, politica, non arriveranno mai esagerato, quarti perché esagerato, sanno come sempre che verranno esagerato. penalizzati poi dall'Europa, quindi non ci arrivano Esatto, quindi apposta. non ha senso dire comunque i 10 punti ti potevano lasciare, a parte che non è che uno raggiunge il proprio obiettivo e poi deve continuare a Beh, rincorrere. però No, ma una domanda, ma per non è che c'era qualche recuperare 5 bonus che punti in non è due più partite. raggiungibile e quindi i Prego, prego te. calciatori hanno mollato? Non lo so. No, io vi No, dico no, che no. una cosa 5 è la punti solidarietà. in due Ma ragazzi, avrebbero partite mollato 2 mesi con lo fa. scontro diretto col Milan. Sì, magari Allegri Avrebbero mollato diceva: due ma mesi se fa. arriviamo, se ci ridanno i punti, ci siamo. Non lo so, magari è una Ma teoria no, bislacca. ma avrebbero mollato 2 mesi fa, non negli ultimi 31 minuti prima di una partita con l'Empoli. Poi entrano in campo per 17 minuti, dominano la partita, hanno 4 occasioni, alla prima vanno sotto e alla prima, dopo 20 minuti, lì sono morti. Però in effetti quello sì, lì la botta l'hanno sentita, probabilmente Però lì non hanno Frank è saputo proprio reagire, però. tipico, scusami, è tipico perché tu inizi bene, ok, ma perché sei, diciamo, anche tecnicamente più forte, l'Empoli non ha più nulla da chiedere, però è tipico delle squadre che giocano senza mordente prendere quei 2 gol lì, sono disattenzioni, l'avversario che arriva prima, cioè sono proprio due gol da chi non ci sta credendo in Secondo me è campo. tipico delle squadre che giocano non per l'allenatore, cioè No, non adesso questo non lo no, so, però no. era chiaro che non ci stavano credendo perché sul calcio d'angolo sono arrivato in ritardo 2 o 3 volte. Su Milik, su quello lì, prego Monarca, prego, visto il ditino. Io volevo chiedere a chi diciamo è pro Allegri, ora non so chi di voi, però fate caso a un piccolo particolare, cioè che soprattutto nelle sconfitte, ma anche nelle vittorie in realtà, Allegri non parla mai di tattica. Cioè non dice mai abbiamo Mai, preso questo è il vero. gol perché abbiamo fatto il No, gol non è il perché solo, mai. però, Lui parla sempre di motivazioni, di la squadra, di qua, ma mai un discorso tattico. Vi siete mai chiesti il perché?
No, però allora, aspetta, sì, fammi dire, io lo so perché. No, perché altrimenti poi qua non lo dice nessuno. Vedo Gianni provato da questa serata. No, no, una cosa voglio dire, davvero, poi mi taccio. La cosa di Allegri che oggi andrebbe appoggiata al 100% è che dopo una penalizzazione che vede i tifosi, perché noi dobbiamo pensare da tifosi, usurpati da qualsiasi aspettativa, bravo, per il prossimo anno, è l'unico ad andare in conferenza, anzi in interviste post partita, a parlare di stillicidio, di torti, di squadra che deve sapere per cosa deve giocare, lo fa quasi in lacrime, provatissimo e dimostrando che comunque questa è una situazione strana. La dirigenza dov'è? Perché altrimenti qui veniamo sempre a buttare merda su Allegri e sul gioco di Allegri, ma la dirigenza dov'è? Dov'è? Al termine di questa partita come si può parlare di gioco? Come si può parlare di gioco al termine di questa partita, ragazzi? Ma io ve lo chiedo sinceramente, un allenatore che va lì quasi a piangere davanti ai microfoni, a fare la parte del duro che nessuno in società vuole fare, merita solo rispetto. Poi possiamo analizzare il gioco, piaccia o non piaccia, ma si deve analizzare l'uomo che oggi è stato l'unico a metterci la faccia davvero, l'unico. Da mo. Ma qui nessuno critica l'uomo. Prende 9 milioni di euro l'anno per altri 2 anni. Qui nessuno critica l'uomo. Allegri, ma non è che ha fatto una cosa strana. Una volta, una volta. Allegri, Allegri credo sia anche uno simpatico a livello umano. Nessuno critica anche secondo me. Allegri. Anche secondo me. Quindi, a me personalmente sta simpatico, pensa, fa le battute, poi sono gusti. Però qui si critica il gioco che Allegri non ha dato molto prima della penalizzazione. Cioè è un anno e mezzo che la Juve, e lo dico da interista, quindi io ci godo, però vedo che gioca al di sotto delle proprie potenzialità. Poi magari sbaglio, okay, però secondo me d'accordo. I campioni che ha potrebbero rendere di più. Ma posso essere secondo d'accordo, me. Poi sono punti di vista, ma posso essere d'accordo, ma oggi non si può parlare di quello. Oggi dovremmo parlare di una Juve che per l'ennesima volta se la prende in quel posto, giustamente o non giustamente, non tocca a me dirlo oggi. Che dice? Cosa? Perché oggi la Juve che dice che ve la siete presa in quel posto? Allora, che giocate di merda comunque è un discorso, ma... Sì, no, un minimo, Zurlo, un minimo la partita, però non possiamo dire... Chiaro, parlatene. Che è andata così perché c'è stata la penalizzazione. No, cioè... sto parlando di quello, dico che secondo me, per me non aveva senso già da prima, io... avevo detto chiaramente che io oggi avrei fatto giocare Pulcini, e lo ripeto, a campionato falsato. Ma perché? Ma io questa cosa qua, perché questa trasmissione sembra che i 10 punti tolti siano un oltraggio. Questa cosa qua non la capisco io. Ma ti tolgo 10 punti, ti puoi muovere di conseguenza, sbaglio? Quindi se Allegri... Sì, però Simone, questa cosa vale per tutti, non è che vale per la Juventus. Se dovesse accadere per un'altra squadra, il regolamento è quello, cioè le regole... Metterei, ma a parte cioè, poi che dobbiamo cambiare le regole... Vorrebbe vedere, anche Marotta stesso ha detto che ci sono dei problemi a livello di giustizia sportiva. Ma no, ma sono d'accordo anche io che il regolamento è sbagliato, però attualmente se dovesse accadere per un altro tipo di squadra la situazione sarebbe la medesima. Quindi Frank? Cioè, non è che cambia più se la Juve o meno, è sbagliato per tutti. Non lo so. No, altro, l'altra volta, scusa Frank, faccio un accenno solo velocissimo, qualcuno mi aveva detto di stare zitto perché Casadei era una plusvalenza falsa. Venitelo a dire dopo la doppietta contro il Brasile, è vero, era falsa, vale la... Basta, dai. Flexare una doppietta all'under 20 mi sembra... Casadei. Prego, Frank, prego. Che cazzo. Allora, di cose attenzione. No, vabbè. Io quando vedo Frank, assolutamente. Non mi permettere mai, Frank, per l'amor del cielo. Io non sono niente in confronto a te, Frank, la prego. Vai. Va bene. Se noi stasera possiamo parlare, se noi oggi abbiamo Frank Piantanida che viene qui a deliziarci. No, è un'affermazione, Manfred, io sono qui per dare delle risposte. Se noi oggi possiamo parlare, nessuno ti ha fatto una domanda. Ripeto, io oggi comunque, raga, siamo in 5.000, ci sono 500 like. Boh, può chiacchierare in giro. No, si sente non troppo chiacchierare. C'è questo brusio che non va bene. La tua risposta. Che se noi oggi possiamo parlare della partita, è perché la partita si è giocata. E quindi bisogna chiedere scusa, ma. Ragazzi. Ma l'hai detto scusa. Già 10 volte. Sì, ma questo messaggio non passa. Il criceto non è ancora partito, è ancora lì che sta mangiando le crocchettine. Facciamo partire il criceto. Facciamo capire che se Max Allegri non fosse un signore, ora saremmo lì con Mourinho, Gasperini che fa polemiche, che si la... Partito il criceto. Sembrava giusto. Parte che a 1000 apro la chat. A 1000 like apro la chat. Con l'altro. Prego Ale, prego. Per me Allegri sia proprio signore come si dice,
a fine campionato deve lasciare il contratto sul tavolo e andarsene. Allora là tu dimostri di essere proprio un signore. Abbonati, apro la chat. Se parti a Juve, che ne decidete, so, due anni di contratto, 9 milioni di euro l'anno, è l'unica voce, perché la dirigenza non c'è sta più da Juve, perché Nedved si è dimesso, quell'altro si è dimesso, non c'è sta più nessuno che ha fatto del speciale Allegri. Ah, però oggi ha preso 4 gol dall'Empoli. È una squadra che comunque da inizio dell'anno che gioca male e aveva la squadra più forte di tutti quanti all'inizio dell'anno. È vero che sulla carta Pobazzi fa male, ho capito, ma Vlahovic insegna più. Ma se Vlahovic insegna più è solo del merito di Vlahovic, oppure anche lui che non mette in condizione Vlahovic e Chiesa e i giocatori? Ora io c'ho giocatori forti, ragazzi, ma io c'ho giocatori forti veramente. Chi? Vlahovic, Chiesa. Vlahovic prima da andare Chiesa a Juventus, ritorna da un infortunio. Posso dare Pogba male, Di Maria male. Deli, ma dove si trova Deli? Dove si trova Deli da padre? Nel cesso. Dove si trova da padre? No, faccia vedere in che condizioni deve lavorare un padre di famiglia. Faccia vedere. No, allora vi spiego. Casa mia e la casa a fianco sta rifacendo il 110 super bonus, quindi sono qua in una bastardi. Casa che partirà dopo che è partita casa mia. Bastardi. Anch'io l'ho fatta. Utilissima, ragazzi. Cambiano tutti, infissi, porte, ascensore, bello. Ma posso fare una domanda io? Ma Allegri sulla 110 è rimasto a bordo, cioè quindi è rimasto in panchina, oppure sarebbe stato meglio se si fosse dimesso prima? Cioè, qual è il valore aggiunto di Allegri che lo fa diventare eroe? Cioè, perché deve essere un eroe se è rimasto con questo tipo di situazione e questo tipo di situazione della dirigenza e tutto quanto? Perché domanda non pesante dovrebbe, perché non... 2K e apro la chat. Esserlo. No, ma la domanda, scusa, sei Don, è secondo me un'altra. Ma secondo voi, quando Allegri ha accettato tutto il pacchetto iniziale di 4 anni a 7-9 milioni, guarda, che è una cosa folle, secondo voi non è che un poco già lo sapevano, gliel'avevano detto, dice, guarda, ti stiamo dando tutti questi soldi, potrebbe capitare qualcosa? No, potrebbe, no. Secondo voi è impossibile? No, l'unica cosa è... Se volete posso rispondere io. No. Poi ci sono i poteri forti che l'hanno fermato. Stava per dare una grande verità. Prego. Manfredi, se vuoi posso provare io a rispondere. Allora, sai perché no? Perché la Juve, nel momento che viene a sapere il destino che le toccherà, fa dimettere, perché non si sono dimessi, sono stati cacciati dal vero proprietario della Juventus, che non è Agnelli ma è Elkan, ha fatto dimettere tutti. Cioè li ha cacciati, Nedved, Agnelli, tutti quanti. Lì è il momento in cui loro vengono a sapere cosa gli toccherà, che è molto dopo. Il però Monarca, ti chiedo una cosa, perché sono d'accordo con te, non è che sapevano già tutto, però può essere anche che l'abbiano usato un po' da parafulmine in una situazione in cui sapevano di aver gestito male mercato e tutto, e quindi, come a dire, qui non c'è stata una programmazione, abbiamo sbagliato. Non ci arriviamo, ragazzi, comunque a 2000. Squadra con determinate... E sono anche un po' contento di avere un pubblico che non mette like, vi dico la verità. Che non possiamo permetterci, vieni qui, metti... Cioè, li ho sempre un po' schifati, chi chiedeva like. Ci pare anche un po' il culo. In quei casi va messo uno di famiglia, In quei casi lì devi mettere uno importante, uno che dentro sa come funziona. Allegri è uno che è dentro al mondo Juve, e nel bene o nel male, ragazzi, sarà sempre nel mondo Juve. Perché alla fine lui è uno di noi, quest'anno, io spero l'anno prossimo. Perché noi parliamo di Max Allegri. Ale, tu mi dici che tu vuoi, se Allegri è un signore si deve dimettere. No, se Allegri è un signore deve rimanere. Perché lo dice lui stesso. Se lui si dimettesse sarebbe il primo dei codardi. Se lui si dimettesse sarebbe il primo a tirarsi fuori dal problema. Lui è dentro. Aspetta, lui si... pensa un po' te. Lui si sente parte del problema quando è stato chiamato per risolvere. Chi ha tolto il like è un mito.
se lui se ne andasse, lui lascerebbe la Juventus in balia del proprio destino. Scusa, invece però... rimane e dà una mano. Poi prende un sacco di soldi. Però... A mezza squadra contro. Il problema. No, la squadra contro non ce l'ha, amico mio. Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no. La squadra non è contro. Non c'è la squadra. La squadra non ce l'ha contro. Max Allegri è il capo di questa Juventus. Ma ragazzi, squadra contro. Ragazzi, l'avete visto l'abbraccio di Vlahovic Allegri giovedì scorso? L'avete visto l'abbraccio? Ma si sono abbracciati per le telecamere, secondo voi? Si sono stretti la mano per le telecamere? No, però raga, voglio questa è una famiglia. La Juventus è una famiglia, una squadra e un club. Poi se vogliamo sparlare così e fare il salottino, ripeto, qui c'è ancora un criceto che deve ancora iniziare a girare, però vabbè, pazienza. Frank, parla tu. Frank. Se arriviamo a zero like, apro la chat. Ascoltami, coglione. Dovete togliere io ti sto lasciando sparare tutte le minchiate che vuoi, no? Però cerca di stare al tuo posto, perché tu non ci capisci proprio un cazzo. Tu della famiglia Juventus non sai un cazzo. Tu sei solo capace di fare il pagliaccio, metterti la maglia dell'Inter, poi quella del Milan, poi quella del PSG, del Benfica, di tutte le squadre. Quello sei capace di fare. Ma di parlare della famiglia Juventus non sei in grado. Non sei in grado, capito? E io quindi con un pagliaccio come te non voglio neanche parlarci. No, vabbè, ma dai. Basta. Gianni, capisci che se uno... l'amore verso una squadra è incondizionato. L'amore. Sai cos'è la Juventus? Tu non lo sai. Non lo sai né tu né Allegri. Forse hai ragione, però Max Allegri mi ha insegnato tanto. Max Allegri mi ha insegnato tanto, perché ha preso questa Juventus e la sta facendo risorgere. Vede, la colpa di questo disastro della Juve, parlo di campo, è per i tifosi come te. Io sono orgoglioso di essere in questa barca insieme a Max Allegri. Non diamo patenti di tifo, per favore. Io la do la patente di tifo. Visto che qualcuno ma è un tifoso, posso dirti che io sono a oggi Andrea sincero sincerissimo, io oggi mi sento più allegrino che Juventino a oggi, più per essere per i Juventini mi dovete mostrare la fedina penale se è pulita. No. Dello, baciami forte. Posso, scusate. No, però ci sono dei tifosi come Delli che sono appassionati di Mourinho, altri come Luca che magari si fanno più trasportare. Ne abbiamo conosciuti tanti, ci sono anche dei tifosi. Luca e Delli siamo i nuovi tifosi moderni, tifiamo allenatori. Ma c'è anche Lil Chicken, Lil giocatori. Lil Chicken, per esempio, tifa tutte le squadre inglesi, cioè sono tifosi fluidi nuovi. Allora, che cazzo è? Ma chi mi stai paragonando, Andre? No, che cambia tutto, cambia la musica, cambia i programmi, cambia anche il modo di tifare. No, Andre, basta non pensare... abbiamo un ospite normale qui. Prego, prego. Tifa per un allenatore, scusami Monarca, e chiudo 30 secondi. Il problema è che qua oggi si sta difendendo Allegri e non si sta difendendo la Juve. Non ci sta difendendo la Juve. Questo è il problema. Questo è il vero problema. Bene, voi continuate a difendere l'indifendibile. Gianni, al posto di guardare Forum, adesso andiamo sulla Roma. Perché Forum dopo è troppo bella. No, Gianni, non è possibile. Gianni, non è possibile. Qua il problema, Gianni, è che si sta attaccando Allegri e non si sta difendendo la Juve, che è completamente diverso, è il contrario di quello che hai detto tu. Io vorrei ancora sentire parlare Frank, scusatemi, Frank, tu, io vorrei sentire parlare, io ho interrotto. Ma l'hai interrotto tu prima, tu. Esatto, Frank, parla di calcio, tu che ne sai. No, mi sono interrotto io con la mia connessione. Ragazzi, è un discorso infinito. Caio Giorgio, Locatelli e Ken. Secondo voi Massimiliano Allegri, quando accetta questo progetto il primo anno di mercato, sa benissimo dove sta andando o non lo sa? Ovviamente lo sa. La Juve viene da 9 anni di scudetti più uno senza, nell'anno di Pirlo. Il ciclo è finito, nel senso che non sia la Juventus che ha preso lui nel pieno, l'ha capito benissimo, lo sapeva benissimo. Quella di Conte, per intenderci. Sì, esatto. Che sotto la cenere ci fosse quello che c'è oggi? Beh, ragazzi, quello non credo che... Non Beh, credo in un'intercettazione lo dice Frank, eh? In un'intercettazione lo dice. Sì, cioè.
Sì, ma non dice che quando accetta nel giugno 2021 lui sa cosa sarebbe successo esattamente. I dirigenti, voglio dire, da lì in avanti la situazione è peggiorata. Quindi un ciclo finito, una situazione che peggiora, una situazione tecnica che con l'addio di Ronaldo, che non voglio dire che sia giusto, meglio o sbagliato, la cosa andava a peggiorare o a migliorare le cose, questo poi dipende sempre dai punti di vista, non migliora con quel mercato. Quindi con una stessa squadra lui cosa fa? Non vince, è vero, il primo anno non migliora la squadra che aveva Pirlo, non vince neanche la Coppa Italia, la Supercoppa che aveva vinto Pirlo. E però Frank, nelle intercettazioni lui non dice questo è solo un finto mercato, hanno preso soltanto dei nomi. C'è un'intercettazione dove Allegri lo dice, questi hanno comprato soltanto sulla carta. Prima che arrivasse, si riferisce. Dice che hanno fatto mercato per sistemare il bilancio, non per un progetto tecnico poi alla fine. Il primo anno. Massimiliano Allegri arriva alla Juventus con compiti da manager. Attenzione, Fondamentalmente sì. Attenzione, che lui è venuto a fare l'allenatore manager e quindi ci colpa anche lui. Sì, ma lui ha le sue colpe, ragazzi, attenzione. Io sono uno che dice che in questa situazione di quest'anno specifico, con quello che è successo fuori dal campo, e lo ridico perché l'ho ridetto qua, a gestire questa situazione 22-23 anche fuori dal campo, avere a Massimiliano Allegri è una garanzia. Perché? Perché poi oggi va a parlare lui, perché dopo la partita con il Maccabi, quando c'era ancora Agnelli, alla fine della sua dinastia, va a parlare Agnelli. Adesso va a parlare Allegri. Quindi dico, con un altro allenatore al suo posto, al posto di Allegri, con tutto quello che c'è stato e con un allenatore che magari non avrebbe conosciuto la Juventus, non so oggi come si sarebbe presentato in conferenza stampa a dire che cosa. Allegri oggi si è presentato in conferenza stampa ovviamente distrutto. Detto questo, dal punto di vista tecnico è ovvio che non ha migliorato una situazione che anche dal punto di vista tecnico non è che si è esplosa, per carità, sì, sono arrivati Vlahovic, eccetera, è arrivato Locatelli, è arrivato Chiesa, che poi certo. Si è rotto. Sicuramente non ha... Vai. No, io ci stavo facendo finire, avevo detto certo. Bravissimo, Fred. No, nel senso che quindi è una situazione troppo incomplicata per dare solo addosso a un allenatore e non vedere una situazione a 360 gradi. Quindi è ovvio che non si può difendere a spada tratta l'operato di Allegri. E chiudo, si può dire che è una gestione la sua che anche extracampo, perché a quello anche ha dovuto fare, sicuramente è stata, come dire, diciamo buona, perché ha dovuto fare delle cose che un allenatore normalmente non deve fare. Chiaro.